Agnese Garufi, come tante persone in questi giorni dovrò sostenere la prima prova del concorso scuola 2016. Sono di origine siciliana, ma abito in Piemonte da 3 anni, cioè da quando nel 2013 è uscito il bando per l'abilitazione nella mia classe, l'unica in Italia ad essere messa già ad ordinamento. Infatti io sono abilitata per strumento nella scuola media musicale, nello specifico sassofono. La vecchia AK77, attualmente si chiama AK56. Ero convinta e fiduciosa di poter sostenere questo concorso avendo tutte le carte in tavola, ovvero l'abilitazione presa in regola d'arte, il tempo necessario per farlo, lo studio alle mie spalle. Tuttavia, un piccolissimo cavillo mi mette in dubbio appunto la possibilità di poter partecipare alla prima prova. Quel piccolissimo cavillo è che sono incinta, sono al 9° mese, la data presunta del parto sarebbe domani 13 maggio e la data del concorso invece è il 19 maggio. Da marzo ormai scrivo a tutti i ministri, a tutti i ministeri, anche alla Corte Costituzionale Europea, eppure nessuno mi risponde, nessuno mi sa dire se ho una garanzia o una tutela per la mia maternità. E quindi è possibile che se la mia bambina dovesse ritardare di 1 o 2 giorni, io non potrò partecipare alla prima prova e verrò automaticamente esclusa da questo concorso. Quando scrivevo al Ministeri e ai Ministri, non chiedevo altro che una garanzia, una sezione suppletiva, un momento in cui noi donne che dobbiamo partorire proprio in concomitanza col concorso, o un giorno prima o 2 prima, possiamo sostenere la prova. Perché effettivamente non è giusto di essere esclusi per dare alla luce il proprio figlio o figlia. Quindi quello che vorrei chiedere è appunto avere una prova suppletiva, come forse l'avranno i ricorsisti, e come forse ci è dovuto, visto che la tutela della maternità è uno dei grandi dibattiti in Italia in questo momento. Arrivederci a tutti, grazie per l'ascolto.